Abbiamo sul palco Francesco Mascio. Grazie, questo brano si intitola Lilith, il brano successivo invece si chiama Ganga Spirit ed è un brano che fa parte di un disco che ho registrato qualche anno fa ed è ispirato all'India perché è stato scritto proprio lì la prima volta che ho visto il Gange, infatti Ganga è il nome con cui gli indiani chiamano questo fiume. E la particolarità di questi due brani è che sono strutturati sulle accordature aperte, per chi non è chitarrista probabilmente non sa di cosa sto parlando. Praticamente si accorda la chitarra in un modo strano, quindi adesso devo accordare un attimino in un altro
modo per suonare il brano successivo. Grazie. Sono qui con Francesco Moscio, chitarrista e compositore. Ciao Francesco. Ciao Giulia. Ci troviamo in questa bellissima location, siamo a Carrara, come potete sentire dalle cicale siamo in mezzo alla la natura, nelle cave proprio del marmo. Francesco, parlaci del tuo lavoro, a cosa stai lavorando ultimamente? Sì, allora in questo preciso momento sto lavorando su un nuovo disco, che è un disco che verterà sul jazz. Sostanzialmente sono delle composizioni mie che sono affini sostanzialmente alla tradizione degli standard, e quindi
diciamo, ricalcano molto quella che appunto è la tradizione del jazz americano, però naturalmente con delle varianti che apporto io proprio a livello di scrittura. Infatti il disco ha un nome molto, insomma, tuo. Come si intitola questo disco? Sì, infatti, il disco si chiamerà My Standard, proprio perché, diciamo, vuole mettere in evidenza il fatto che si tratti di, dello standard, quindi di una composizione classica, tradizionale, ma nello stesso tempo anche una composizione personale. Come hai vissuto questo periodo di stop? Ma devo dire che, nonostante, diciamo, lo shock generale, diciamo, un po' per tutti, l'ho vissuto abbastanza bene, perché ho approfittato del tempo che sono riuscito a ricavare da un po', diciamo, lo stop delle attività didattiche, anche concertistiche, per dedicarmi anche un po' alla composizione, diciamo, al tempo per me stesso, per la famiglia, quindi anche mio figlio che ha 5 anni, per cui devo dire non male, ad essere sincero. Bene, sei fortunato. Benissimo. Oggi ci proponi dei brani di tua composizione. Sì. Quali sono questi brani? Allora, il primo brano che ho pensato si intitola Lilith ed è appunto una composizione originale che è attinente un po' alla tradizione flamenca, quindi una musica mediterranea, andalusa, mentre l'altro brano si intitola Ganga Spirit ed è un brano registrato in un disco di qualche anno fa che appunto dà il nome all'album stesso. Francesco, oltre a occuparsi di jazz, si occupa anche di musica, da tutto il mondo, si interessa di musica orientale, si lascia ispirare veramente da tantissimi generi, non ti identifichi in un solo ramo, giusto Francesco? Sì, diciamo che la musica è bella a tutto tondo, quindi in base a determinati periodi mi lascio proprio così affascinare, mi innamoro magari della musica indiana, della musica cinese piuttosto che la musica africana, e quindi poi da lì, da questo periodo di ricerca, cerco di lasciarmi ispirare per scrivere musica nuova, composizioni originale. Sì. Allora andate a cercare Francesco Mascio, tutti i suoi lavori, e ci aggiorniamo. Francesco, ti ringrazio per essere Grazie intervenuto te, in Jazz Live.